Gentili ospiti, amici di questo webinar, benvenuti. Siamo negli studi del Teatro di Esteri Italia qui a Roma, che oggi è a disposizione di AFCEA, capitolo di Roma, per un webinar interessantissimo. È uno dei temi che Esteri nei suoi webinar usa moltissimo, ma oggi il palcoscenico è per AFCEA, che parlerà di Big Data e intelligenza artificiale e tutte le sue applicazioni, penso al machine learning e ad altro, all'interno del mondo della difesa. Quali applicazioni, quali cose da fare? Tra poco ne parleranno qui molti ospiti che sono stati convocati da AFCEA per parlare dell'argomento. Ci dirà qualcosa il generale Antonio Tangorra e poi condurrà l'amico Marco Braccioli. Signori, buon proseguimento, ci vediamo alla fine. Buongiorno, sono il generale Tangorra, presidente del capitolo di Roma di AFCEA. Come è stato detto nella introduzione, avremo questo webinar ospitati nella struttura di Esteri Italia. Vedete me e il moderatore Marco Braccioli senza mascherina, ma perché siamo a debita distanza e assolutamente certificata da Esteri, che è molto rigorosa nella applicazione della normativa riguardante appunto il Covid. Come detto, in effetti questo è il nostro secondo webinar che abbiamo iniziato lo scorso 16 marzo, ma con una struttura differente. Come AFCEA noi abbiamo normalmente nei nostri eventi o argomenti proposti da una singola società oppure proposti da AFCEA, intorno a cui poi si sviluppa il dibattito. Nel nostro caso quindi abbiamo questo webinar cui hanno dato il loro contributo sia personaggi della Forza Armata che del mondo industriale. L'argomento è di assoluto interesse, quello dell'intelligenza artificiale. È il primo organizzato da AFCEA su questo argomento e l'orientamento è stato di verificare o far illustrare possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale in vari settori che possono poi avere ricadute anche nel mondo militare. Quindi abbiamo deciso di dare una prima panoramica e poiché la risposta anche da parte dei partecipanti è stata notevole, è venuta l'idea di proseguire per dare ulteriori esempi e anche per cercare di portarvi cosa stanno facendo anche le altre forze armate, perché dal programma avete visto che abbiamo l'aeronautica militare. Non è stata una scelta di parte, essendo io della stessa forza armata, ma è stata la prima a rispondere e daremo, se ci sarà ovviamente la disponibilità, spazio nei prossimi eventi anche alle altre forze armate, anche perché AFCEA è assolutamente trasversale alle forze armate, per cui abbiamo sempre portato nei nostri eventi il contributo delle differenti forze armate, dello Stato Maggiore e di Segreteria di Difesa, che rappresentano poi tutte le forze armate interessate. Non volevo ringraziare prima di iniziare ancora Esteri per aver messo a disposizione la sua struttura. Noi siamo una associazione no profit, quindi tutto ciò che possiamo, supporto che possiamo avere dai nostri soci è benvenuto. In questo caso è stato Esteri Italia. Non perdo ulteriore tempo perché gli interventi sono vari e passo la parola al dottor Marco Braccioli, che è membro socio di AFCEA, membro del Comitato Tecnico Scientifico, che opererà da moderatore. Marco, a te la parola. Grazie Antonio. Noi come AFCEA volevamo oggi dare un taglio, diciamo, di tipo pratico a questo webinar,
facendo vedere delle applicazioni operative fatte dai nostri soci e fatte anche dall'amministrazione, perché ovviamente l'intelligenza artificiale è una di quelle buzzword che in questo momento viene messa in ogni insalata. Però vale la pena invece dare un occhio, uscito da pochissimi giorni, un report dei 12 esperti che Stoltenberg si è messo vicino, che si chiamano appunto Advisory Group on Emerging and Disruptive Technologies, che hanno delineato principalmente 5 linee guida per l'ammodernamento della NATO. La prima voce è l'intelligenza artificiale e il machine learning. La seconda è l'approccio a tutta la scala quantistica, diciamo dal computing fino alla parte, diciamo, di post-quantum cryptography. La terza, la sicurezza informatica, ovviamente la cybersicurezza in senso lato. La quarta area chiave è il supercomputing e la quinta invece riguarda i materiali, biologici, materiali sintetici, la sintesi e la manipolazione di materiali. L'altra novità di questo rapporto è che la NATO dice di dare un occhio alle piccole e medie imprese, quindi di dare sostanza non soltanto all'innovazione e all'R&D che viene dai grandi gruppi e continuerà a venire in maniera copiosa, ma anche quelle start-up o piccole aziende che possono avere delle applicazioni utili alla NATO. Chiudo su questo tema. Prego Antonio. No, volevo, scusate l'intervento, dire che come AFCEA, non per vantarci, abbiamo anticipato quello che vedete nel documento, perché se voi vedete, andate sul nostro sito, gli argomenti che noi trattiamo, a parte l'ultimo, che è veramente una novità, noi li abbiamo trattati sempre in maniera diffusa, e anche quel coinvolgimento delle piccole e medie imprese, che sono la struttura portante a parte dei nostri soci corporate, a parte qualcuna più grossa in testa Leonardo, ma noi abbiamo moltissime piccole e medie imprese, e oggi avrete proprio una evidenza di questa nostra attenzione verso le piccole e medie imprese, e mentre ce n'è una della grande impresa che sarà Almaviva. Volevo solamente sottolineare questi aspetti, ogni tanto insomma qualche merito ce lo prendiamo. Perfetto, allora bando alle ciance, entriamo nel primo intervento che a cura del dottor Domenico Natale di Uninfo, che ci introdurrà principalmente ai temi della standardizzazione dell'intelligenza artificiale. Dottor Natale, laureato in statistica, è comunque, partecipa a tutti i focus group che riguardano europei sull'intelligenza artificiale, e fa parte anche della commissione sull'intelligenza artificiale di Uninfo e di Uni. Quindi lascio la parola al dottor Natale, prego tutti gli altri relatori di staccare il video, perché il Presidente mi ricorda 15 minuti per uno, perché è tassativo. E le domande andranno sulla chat eventualmente. Prego. Non parte. Niente, abbiamo un problema sul dottor Natale che non riusciamo a vedere. Diamo tempo un attimo di capire alla regia se è in grado di passarci il dottor Natale, se no dobbiamo passare eventualmente al secondo relatore. L'intelligenza artificiale cognitiva, l'emulazione, il riconoscimento e l'empatia, e le minacce e le opportunità per difensori e attaccanti. Ci parlerà di questo l'ingegner Capucci di ASC27, che è un recente socio di AFCEA, che è totalmente dedicato all'intelligenza artificiale e alle sue applicazioni, producendo delle applicazioni su tecnologia proprietaria. Lascio la parola all'ingegner Capucci.
Salve a tutti, mi chiamo Alessandro Capucci, CTO e Software Engineer di Ask27. Ora vado a condividervi le slide. Ok, e in questi 15 minuti a nostra disposizione vi parleremo di intelligenza artificiale come uno strumento in grado di percepire, comprendere, agire ed imparare in modo molto simile a un essere umano. Vi mostreremo come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata e spesso applicata in molteplici scenari reali, come essa possa essere una minaccia oppure un'opportunità, sia per chi gioca il ruolo di difensore, ma anche per chi gioca il ruolo di attaccante, e come le applicazioni che oggi usiamo in ambito civile possono essere declinate anche nel mondo militare. Toccheremo velocemente alcuni temi, come la situazione attuale dell'intelligenza artificiale e la nostra visione su questo argomento. L'intelligenza artificiale è un concetto che parte intorno al 1950 da un articolo molto noto di Alan Turing. L'intelligenza artificiale è un concetto che parte intorno al 1950 da un articolo molto noto di Alan Turing. Fu pubblicato sulla rivista Mind, dove enunciava il test di Turing, ovvero un metodo usato per valutare se una macchina fosse in grado di esibire un comportamento intelligente oppure no. Da allora questo concetto è diventato una vera e propria tecnologia, che si è evoluta moltissimo e oggi è presente ovunque, nelle nostre case, auto, telefoni ed elettrodomestici, e fa parte delle nostre vite, in qualche modo ci accorgiamo tutti che le sta anche modificando. Molti stati nel mondo si stanno impegnando fortemente sulla ricerca, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, e questa tendenza si rileva anche in ambito militare, dove sta esplorando questa tecnologia, sia come strumento difensivo, ma anche come strumento offensivo. Gli ultimi report riportano che nel 2020 gli investimenti in ricerca, sviluppo e acquisti di prodotti basati su intelligenza artificiale nel settore militare hanno superato i 6 miliardi di dollari, con una previsione di crescita a oltre 11 miliardi di dollari nel 2025. Quindi possiamo dire quasi un raddoppio degli investimenti nei prossimi 5 anni. In Ask27 ci piace dire che l'intelligenza artificiale non la usiamo, ma la facciamo, nel vero senso della parola. Con il nostro team di data scientist, annotators e software engineer ci occupiamo quasi esclusivamente di modellazione e addestramento di sistemi basati su intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale che facciamo non è un elemento in più sui nostri prodotti, ma è il prodotto stesso, è ciò che chiamiamo purpose built, ovvero una AI fatta di modelli appositamente addestrati sulle esigenze dei nostri utilizzatori. Esistono innumerevoli prodotti che sfruttano l'intelligenza artificiale, ma spesso sono concepiti per un uso general purpose e non sono specializzati per determinati scopi. L'immagine in alto a destra che state vedendo probabilmente verrà riconosciuta come una persona da molte intelligenze artificiali addestrate per l'analisi di video, ma solo un'intelligenza artificiale appositamente addestrata nell'analisi di sequenze di immagini, movimenti, accelerazioni del corpo, posture e molti altri parametri potrà classificare questa persona come una persona sospetta che effettivamente si sta accingendo a forzare un bancomat. Vogliamo ora mostrarvi quindi alcuni casi reali di utilizzo della nostra tecnologia per descrivere quali siano le attuali capacità, ma soprattutto i diversi ambiti in cui è possibile utilizzarla. Vedremo quindi uso della AI in Human Analytics, ovvero di strumenti per comprendere le caratteristiche di una persona, il comportamento e le sue emozioni. Di Crawling Human Mimics, ovvero di strumenti in grado di imitare il comportamento umano, ma anche i Deepfake, ovvero strumenti in grado di creare artefatti audio, video e testuali, sempre più difficili da distinguere se prodotti da un essere umano oppure da una macchina. Iniziamo quindi dagli esempi di Human Analytics, ovvero di strumenti per comprendere le caratteristiche di una persona, il suo comportamento e le sue emozioni. Vi vogliamo parlare di una nostra tecnologia, Safe People, nata per il monitoraggio di flussi video provenienti da telecamere di videosorveglianza in ambienti pubblici e privati. Safe People è nato per il monitoraggio degli assembramenti inizio pandemia, ma nel tempo si è evoluto, diventando uno strumento per il monitoraggio del comportamento umano, arricchendosi di modelli per identificare comportamenti anomali come aggressioni, malori
o il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale sui luoghi di lavoro, tipo i cantieri o le piattaforme petrolifere, o ancora situazioni di pericolo, come in aeroporti, porti e stazioni, per esempio come l'abbandono di una valigia. Le richieste del mercato ci hanno portato a un'inevitabile evoluzione continua dei nostri modelli di intelligenza artificiale e ora il sistema è in grado di fare anche la profilazione della clientela di un negozio utilizzando le telecamere di videosorveglianza e producendo informazioni sui clienti, come il genere, la fascia di età, la razza, dando anche un'indicazione sulla sua espressione, per esempio se è sorridente, contrariato oppure nervoso. L'evoluzione e la specializzazione di Safe People pian piano ha portato alla nascita di ulteriori nuovi modelli comportamentali, utilizzato anche in ambito bancario per l'identificazione di persone sospette, come per esempio l'identificazione di persone a volto totalmente coperto, irriconoscibile o camuffato. Oppure di atteggiamenti sospetti, come persone che stazionano vicino ai bancomat, passano, osservano e non prelevano. In questo modo il sistema è in grado di segnalare situazioni anomale, consentendo di intervenire tempestivamente prima che si concretizzi l'assalto al bancomat o a stazioni di servizio. Sempre in ambito Human Analytics, abbiamo sviluppato e addestrato Denk, una tecnologia utilizzata da diversi broadcaster televisivi per analizzare automaticamente trasmissioni, film e serie TV, al fine di identificare sequenze video e azioni, o di riconoscere persone, simboli, oggetti che compaiono nelle trasmissioni. In questo modo il broadcaster televisivo può produrre rapidamente informazioni analitiche su quante volte compare una certa persona, un logo, un marchio, un oggetto, anche in un determinato periodo di tempo e trova la sua attività, per esempio, durante la fase di par condicio. Può identificare rapidamente se ci sono marchi non previsti, legati magari a pubblicità occulte o non autorizzate, oppure può identificare contenuti inadatti per una determinata fascia oraria. Passando invece alla parte di Human Mimic, vi volevamo parlare di Black Widow, un crawler web basato su intelligenza artificiale in grado di esplorare il web e il deep web, imitando una persona. Black Widow ha osservato ciò che facciamo quando cerchiamo una parola, una persona o un'immagine su Facebook, Google, YouTube o blog e forum generalistici e ha imparato a imitarci per cercare in modo autonomo nuovi contenuti. Non ha bisogno di essere codificato di volta in volta per uno specifico sito o use case, ma può utilizzare la sua esperienza per poter operare in maniera autonoma partendo da parole chiave o immagini. Ad oggi Black Widow, per esempio, è in forza di un'emittente televisiva nazionale italiana per la ricerca di contenuti audiovisivi protetti da copyright, pubblicati e condivisi illegalmente sui social media. Un altro esempio per quanto riguarda invece l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il rapporto macchina-persona, vi volevo parlare di due nuovi strumenti, Asimov e Aiko. Asimov è una tecnologia in forza da alcune testate giornalistiche nazionali ed è in grado di scrivere autonomamente nuovi articoli, partendo da fonti esterne sia strutturate ma anche testuali, quindi altri testi, altri articoli. Gli articoli che oggi genera spaziano da resoconti delle partite di calcio all'andamento finanziario di un'azienda sul mercato azionario. Aiko, un nuovo prodotto, una nuova tecnologia, anzi, che abbiamo in fase di test e sviluppo, mira a semplificare e umanizzare il rapporto uomo-macchina. Aiko è in grado di presentarsi all'utente come un avatar con sembianze palesemente artificiali, oppure con un dettaglio fotorealistico sempre maggiore, sfruttando una rete basata sul principio dei deepfake. Per farvi capire meglio, vi mostreremo ora un video realizzato dalla nostra intelligenza artificiale, partendo da un video scaricato da YouTube, in questo caso qualche secondo di Nicole Kidman, e da un testo con frasi senza senso, prima in inglese e poi in italiano. Chiedo quindi alla regia di mandare il video che abbiamo inviato. Good morning. The sky here today is rather green. Many cats and dogs are asking to be adopted by ASC27. The earth is spinning quite fast this spring. Or it could be the cameraman smoking in the studio that is making everything foggy. And now the weather forecast. Buongiorno. Il cielo qui oggi è piuttosto verde.
Molti cani e gatti stanno chiedendo di essere adottati da Ask27. La Terra sta girando molto più velocemente questa primavera. O potrebbe essere il cameraman che fuma in studio che sta rendendo tutto nebbioso. E ora le previsioni del tempo. Questo motore basato sull'intelligenza artificiale è in grado di prelevare o utilizzare un video qualsiasi di una persona e adattare il movimento della faccia, delle labbra e della bocca per riprodurre determinate parole che gli vengono fornite sotto forma di testo. Quindi l'AI è in grado di, tra virgolette, mettere far dire a determinate persone quello che vogliamo. Nel nostro caso lo utilizziamo appunto per relazionarci con gli utenti di una macchina in maniera il più realistico possibile, in altri casi potrebbe essere utilizzato per altri fini. Ma Aiko comunque non si ferma solo qui. Se viene collegato a uno o più telecamere o webcam, può recepire anche le domande o le risposte di chi gli sta davanti, in modo da capire altre informazioni, come il genere, la fascia d'età, ma soprattutto la parte di umore. Quindi se abbiamo una macchina che ci fa domande, oppure noi facciamo domande a questa macchina, oltre a poterci rispondere, è in grado anche di capire il nostro sentimento verso la macchina e verso le risposte che gli stiamo dando. Quindi, tutta questa veloce carrellata su alcune delle nostre tecnologie e la sua applicazione, seppur parziale, l'abbiamo fatta per evidenziare che l'intelligenza artificiale non è un prodotto che si compra a scaffale, è una tecnologia che va modellata e addestrata per risolvere problemi e automatizzare attività di moltissimi ambiti e in moltissime complessità. Quindi non chiedetevi cosa si possa fare con l'intelligenza artificiale, ma solo dove vorreste applicarla. L'approccio che abbiamo è quello del costruttore di Lego. Nel tempo abbiamo realizzato e continuiamo a realizzare mattoncini di tecnologia basati su intelligenza artificiale, che combiniamo e ricombiniamo per risolvere i problemi sempre più complessi che ci vengono sottoposti quotidianamente. Dobbiamo imparare ormai a vedere l'intelligenza artificiale come un supporto alle attività umane, non un sostituto. Un aiutante che, per esempio, analizza migliaia di video di un aeroporto, una stazione o un luogo pubblico sensibile e mi avvisa in tempo reale se c'è qualcosa di anomalo o una possibile situazione di pericolo. Oppure possiamo vedere l'AI come un aiutante che cerchi in autonomia sui social, i forum o il deep web, informazioni di un target di nostro interesse e ci consegni i risultati. Oppure ancora che tiene sotto controllo le attività della nostra rete, conosce quelle che sono le abitudini dei miei utenti e ci avvisa se c'è qualcosa che ritiene anomalo. L'intelligenza artificiale amplifica l'efficienza delle persone, velocizzando e migliorando attività sempre più complesse in modo che le persone possano dedicarsi meglio a ciò che un'intelligenza artificiale non può ancora svolgere, perlomeno per il momento. Ma quindi, l'intelligenza artificiale è una tecnologia di attacco o di difesa? È una minaccia o un'opportunità? Beh, come tutte le cose, dipende da chi la usa e da come la usa. Un coltello è un'opportunità se ci permette di tagliare il pane, ma è una minaccia se serve per ferire qualcuno. Allo stesso modo, l'intelligenza artificiale è un'opportunità se ci permette di identificare rapidamente un attacco informatico alle nostre infrastrutture, tenendo sotto controllo migliaia di parametri e di segnali. È una minaccia se la usa il nostro attaccante per scoprire eventuali falle della nostra infrastruttura e magari lo fa in parallelo su decine, centinaia o migliaia di altre infrastrutture. Come abbiamo visto, l'intelligenza artificiale permette di automatizzare processi e decisioni sempre più complesse e delicate, attività un tempo impensabili per una macchina. Il prossimo futuro sarà sempre più pervaso da sistemi basati su intelligenza artificiale a vari livelli, di delicatezza decisionale, e su ambo i fronti, quindi sia quello dell'attacco che quello della difesa, e dobbiamo essere pronti a comprenderla, controllarla e usarla a nostro favore. Per concludere, ed è il motivo anche per Questa è cui siamo qui, l'ultima, ecco alcuni ingegnere. ambiti militari su cui stiamo iniziando a declinare le nostre tecnologie, come per esempio la generazione di contenuti audio, video,
e testuali sempre più realistici per attività, per esempio, di PsyOps. Analisi in tempo reale delle attività in campo per identificare rapidamente pericoli, anomalie e ottimizzare l'intervento, utilizzando per esempio come fonte tutta la sensoristica disponibile dal campo. Potenziare le percezioni del personale in campo sull'area circostante. Analisi di medio e lungo periodo di molteplici variabili per pianificare la logistica, gli interventi e identificare criticità. L'analisi dei segnali elettromagnetici per l'identificazione, la correlazione e la mappatura su attività di siting. Analisi massiva di contenuti testuali, video e audio provenienti da social, forum, blog oppure semplicemente dai reperti, con l'obiettivo di identificare Ingegnere, siamo alla correlazioni. fine, sta sforando, scusi. Prego. Ok, chiudo. Vi ringrazio a tutti per l'attenzione e rimaniamo a disposizione per approfondimenti. Grazie, ingegnere. Poi magari nella sezione, diciamo, delle domande sarà magari utile fare un giro di domande fra tutti i partecipanti. È interessante sicuramente vedere questo esempio di Made in Italy sull'intelligenza artificiale, perché secondo me quello che è importante è che Afcea voglia far vedere stamattina è una capacità italiana sul tema. Quando dico capacità lo dico in senso militare, non in senso civile. Quindi il saper fare e non diciamo il conoscere, che sono due aspetti diversi. Ahimè, ritorniamo al dottor Natale che doveva darci invece il framework iniziale, diciamo, e l'introduzione al mondo dell'intelligenza artificiale, soprattutto dal livello dello standard, sia UNI sia UNINFO, in quanto partecipa a tutti ai principali focus group europei e alla Commissione per l'intelligenza artificiale in Italia e in Europa. E quindi lascio la parola al dottor Natale, che avevo già presentato prima, comunque, come un grandissimo esperto di standard. Quindi, the floor is yours. Mi scuso per questa interruzione, ma quando ho attivato lo schermo si è disattivato il browser, quindi è proceduto così. Bene, parlo al plurale di intelligenze artificiali perché in effetti ultimamente si stanno aggiungendo dei termini, intelligenza aumentata, intelligenza arricchita, intelligenza accessibile, ausiliaria. Tutti questi termini danno comunque un riferimento all'uomo che utilizza l'intelligenza artificiale. Ma c'è un altro nome che sta emergendo che affronteremo, che è l'intelligenza autonoma. Ora parlare di intelligenza autonoma un po' potrebbe anche preoccupare, come è stato anche accennato indirettamente dall'intervento precedente. E vedremo le organizzazioni attive, specialmente nel campo degli standard internazionali su questi temi, alcuni concetti e termini molto rapidamente, non vogliamo fare un glossario a linea. Uno schema ontologico che possa in qualche modo aiutarci a classificare i concetti e termini, alcuni ambiti di applicazione e gli aspetti in approfondimento, in particolare attraverso il gruppo ISO SC42, che è l'incaricato di affrontare e di standardizzare questi temi. Le organizzazioni attive faccio notare una piccola chiosa sul disegno della descrizione automatica che dà adesso Microsoft, uomo che si tuffa sotto l'onda, è un'interpretazione automatica che ci servirà poi per spiegare il tema dell'accessibilità, ma le organizzazioni attive, ecco, sono queste. In primis il sottocomitato 42 dell'ISO. Questo sottocomitato si occupa non solo di intelligenza artificiale, ma anche di big data simultaneamente. Le due cose sono state unite. L'Europa, che ha scritto dei libri bianchi e delle direttive sull'intelligenza artificiale, poi vi darò dei link per l'approfondimento, enti nazionali, in particolare l'AGID, l'Agenzia Italiana per la Digitalizzazione, e il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha scritto sulla strategia nazionale dell'intelligenza artificiale, varie università e imprese. Vediamo rapidamente dei concetti e termini. Per
Ovviamente l'intelligenza artificiale è un concetto importantissimo e basilare, è la branca dell'information technology dedicata allo sviluppo di sistemi che effettuano funzioni simili a quelle umane. Algoritmo, scusate, troppa rapidità, algoritmo costituito da un insieme di calcoli, adesso non entriamo nei dettagli, l'etica, l'algoretica, quindi implica l'inclusione della componente umana dentro gli algoritmi, la governance umana, quindi la presenza comunque a livello di osservatorio, a livello di persone che hanno comunque il comando dell'algoritmo, il tema della qualità dei dati e del software, i big data, che conoscete come concetto, la machine learning, spesso l'intelligenza artificiale è identificata con la machine learning, ma vediamo che non è solo questo, anche se principalmente oggi c'è molta attenzione sul machine learning, le reti neurali e i computer quantistici come capacità diciamo, di andare più velocemente, va, mettiamola così in modo semplice. I robot, i social media che in qualche modo sono molto influenzati e stanno molto utilizzando l'intelligenza artificiale, il cloud computing come mezzo, diciamo, di memorizzazione e di universalità delle memorie e la qualità in uso. Ora, tutto ciò sono stati questi accennati 14 termini che girano nel nostro linguaggio. Tutto ciò è stato raggruppato e classificato in uno schema ontologico su cui mi volevo un attimo dilungare un minuto e che credo importante per aiutarci nella classificazione. Lo schema che vi mostro è basato su una tecnologia un po' datata ma ancora molto utilizzata che si chiama Structured Analysis Design Technique. Cioè, che è successo in questo rettangolo? Che se mettiamo a sinistra le esigenze di ogni dominio, vedremo vari settori poi in cui l'intelligenza artificiale è applicata e dati e informazioni di corredo, noi realizziamo un sistema di intelligenza artificiale per avere soluzioni affidabili, decision support system, azioni concrete su alcuni macchinari o device. Abbiamo in output di nuovo ulteriori dati e informazioni e influenziamo moltissimo tutta la rete internet con alcune applicazioni di intelligenza artificiale, ma la cosa su cui mi preme insistere è che l'intelligenza artificiale a volte è in grado di ottimizzare gli algoritmi stessi che l'uomo ha pensato e progettato. Questo eventuale grado di autonomia, di ottimizzazione o modifica degli algoritmi può porre, diciamo, delle considerazioni di cautela e di rischio che vanno affrontati. Che succede? Che questa ottimizzazione, se andiamo nella parte in alto del rettangolo, è un'ottimizzazione di algoritmi che in qualche modo dovrebbero essere stati costruiti sulla base di principi etici e costituire quella che abbiamo descritto prima come algoretica. Che succede? Che tutto ciò che è in alto, quindi la governance umana, le norme, anche legali eventualmente, i modelli di qualità, sono tutti elementi che avevamo nominato prima in quell'ordine disordinato di termini, ma sono tutti elementi che influenzano e condizionano la realizzazione di un sistema. Il quale sistema si avvale a sua volta dei big data, del cloud, di computer quantistici, di reti neurali, di machine learning, di robot e altre cose che qui non sono state citate, come l'Internet of Things, i sensori, eccetera. Allora, questo mi premeva di dire, tutto ciò che vediamo apparire sull'intelligenza artificiale è tecnologicamente rappresentato da queste tecniche e tecnologie, ma deve essere assolutamente anche governato da direttive, orientamenti, principi etici, eccetera, a livello di principi teorici che condizionano tutto ciò. Ecco. Questa forse è la parte centrale del discorso dei termini. Se andiamo negli ambiti di applicazione, ovviamente che succede? Che abbiamo tantissime già applicazioni realizzate o in realizzazione. Sulla salute, adesso specialmente nel campo dell'epidemia, della pandemia, tantissime organizzazioni stanno cercando di elaborare i milioni di dati disponibili anche per orientare le soluzioni a questo drammatico periodo. La pubblica amministrazione in vari settori,
I dati del territorio vengono interconnessi maggiormente, più facilmente, per risolvere alcune problematiche. Conoscete probabilmente meglio di me tutto il tema dell'osservazione della Terra e delle problematiche geospaziali, la robotica, la sensoristica, la linguistica, la giustizia, anche molto interessata a vedere se l'intelligenza artificiale può aiutare nell'accelerare anche i processi, la sicurezza e i trasporti, l'autonomia delle auto, il self-driving, l'image recognition e il campo militare, che è quello vostro, e sicuramente la giornata di oggi è proprio volta a approfondire quest'ultimo campo. Gli aspetti più in approfondimento, ecco qui questa piccola applicazione di machine learning, messaggi in una bottiglia. Sono rimasto sorpreso quando io stesso ho messo questa immagine e è stata riconosciuta così. Questo è un piccolo esempio di intelligenza artificiale sul riconoscimento delle immagini. E quali sono gli aspetti? Quasi inizialmente avevo chiamato questo paragrafo risk management, ma non vorrei dare troppo l'idea del rischio, della paura che c'è attorno a questa tecnologia, perché la vedo comunque molto positiva, però gli aspetti ancora in approfondimento, anche a livello degli standard ISO, è la modifica degli algoritmi, è autonoma, è incontrollata o è controllata con una governance umana? I modelli interpretabili agiscono sul machine learning o è tutto un apprendimento meccanico di cui non controlliamo l'evoluzione? Il bias dei dati utilizzati è molto importante perché questi dati, mettiamo che facciamo qualcosa in Italia, dovrebbero essere dati italiani perché non è detto che i dati di alcune comunità estere possono essere applicati e darci dei risultati così pertinenti e coerenti anche sui nostri algoritmi. Quindi c'è il problema della rappresentatività dei dati da risolvere, il problema che stiamo passando dal determinismo al probabilismo, per cui se nel determinismo dell'informatica, 2 più 2 fa 4, nel probabilismo dell'intelligenza artificiale è che 2 più 2 fa con molta probabilità 4, ma non è detto che sia tutto così preciso e con probabilità al 100%. E tutto il tema della gestione dei simboli, delle connessioni, delle evoluzioni, delle probabilità, l'esigenza di norme giuridiche e tecniche per regolamentare le applicazioni, e la trasparenza e l'esplicabilità perché questi pacchetti di algoritmi devono essere il più possibile trasparenti ed essere spiegati. Vediamo l'ISO cosa sta facendo. L'ISO è nella commissione SC42, l'ISO ha centinaia di commissioni, circa 200, una è sull'intelligenza artificiale tra le più recenti. I paesi attivi, molto attivi, è una delle commissioni più numerose al mondo. I paesi più attivi al momento sono Australia, Canada, Cina, Giappone, India, Italia, Regno Unito, Repubblica di Corea, Russia e Stati Uniti. Queste persone, noi stessi, cioè io faccio parte di questa commissione, ci incontriamo 2 volte l'anno in modo plenario, a distanza purtroppo in questi periodi. Quindi a distanza siamo attivi circa 2 settimane a esaminare documenti, votare, proporre, eccetera. E poi durante l'anno si lavora via email o via social ripetutamente. Allora, gli standard già pubblicati, che non sono tantissimi, però sono già standard internazionali, sono i primi sui big data, e poi vedete al centro sulla security e la privacy. Uno importante sulla trustworthiness. La trustworthiness è un concetto difficilmente traducibile, ma che è l'adesione di tutti a una forma di fiducia verso l'intelligenza artificiale. È una fiducia in questo caso che non è tanto centrata solo sul prodotto e sulla tecnologia, ma è un metamodello questo molto vasto che va dalla governance all'etica, all'organizzazione, al singolo prodotto realizzato, agli algoritmi realizzati, quindi a scalare dal generale verso il particolare. È un modello molto importante che consiglierei a tutti coloro che vogliono affrontare il problema a tutto campo, quindi dai principi generali alle realizzazioni pratiche. E poi un altro già pronto sul neural network. In sviluppo, viceversa, Dottore, mi dico scusi, sviluppo ma il vuol dire che tempo è potrebbe. tiranno, un minuto. Sì, ok. E quindi in sviluppo siamo attivi sul machine learning, data quality, knowledge, safety, explainability e risk management. E
Ancora sul bias dei dati, sull'etica, su modelli di qualità. Questo stiamo realizzando con contributo italiano molto forte. Se avete consigli, potete mandarmeli. Modello di qualità dell'intelligenza artificiale, governance e management. Faccio un piccolo salto dicendo che nelle slide avete tutti i link utili per avere informazioni maggiori. Chiudo con questa slide. Di nuovo generata automaticamente la descrizione, immagine che contiene cielo, acqua, esterni ed erba, non è male come descrizione, cito gli enti di standardizzazione principali attivi sul tema e ho terminato. Ok, allora complimenti per l'esposizione, veramente esauriente e interessante. Passiamo avanti al prossimo relatore. Mi rendo conto che il tempo non basta a spiegare, diciamo, tutte le presentazioni, però avrete tutti quanti le presentazioni, lo dico anche per tutti i partecipanti, sul sito di Afcea alla fine dell'evento. Avrete sia le presentazioni che credo anche la registrazione probabilmente dell'evento. Quindi se perdete magari qualche slide no, non è un grande problema. Passiamo adesso al professor Bellucci di RAIT 88. Professor Bellucci ha numerosi incarichi accademici presso diverse università, un curriculum mostruoso a cui faccio i complimenti, fatto tra parentesi fra Italia, Stati Uniti e quant'altro. Attualmente però è anche Chief Technology Officer di RAIT 88. Quindi da questo punto di vista vedremo adesso nei cosiddetti sistemi di comando e controllo come l'intelligenza artificiale può essere utilizzata nell'apprendimento e nell'integrazione. Lascio la parola al professor Bellucci, prego. La ringrazio molto per l'introduzione e ringrazio Afcea per l'invito e ringrazio in modo particolare il dottor Alessandro Fidenzi, che è il Chief Global Strategist della RAIT 88 per le strategie profuse a livello istituzionale. Il titolo del mio intervento è Intelligenza artificiale nell'apprendimento autonomo e integrazione con i sistemi di comando e controllo. Allora, intanto due parole sulla RAIT 88, che è un centro di ingegneria per la difesa, un hub strategico e sistemico, oltre che per la difesa anche per la NATO, sui temi della progettazione, della ricerca, dello sviluppo, dell'integrazione, delle riparazioni, della gestione e per la soluzione dei problemi legati all'obsolescenza delle strumentazioni. Grazie alla proprietà che ha dedicato passione e spirito di resilienza, questa è diventata una società unica in Italia a lavorare in assenza totale di documentazione, fornendo prodotti form, fit, function. È un riferimento nei settori della robotica, della virtual reality e dell'artificial intelligence, e questo le ha consentito di partecipare a piani nazionali per la ricerca militare e ha investito molto in tecnologie quantistiche, come il Quantum Lidar, Quantum Radar, oltre alla sensoristica avanzata per l'aiuto al soldato. Due cose ancora sulla RAIT: rientra nei 40 fornitori strategici scelti per partecipare al programma Elite Leonardo Lounge e è stata premiata negli ultimi 2 anni, 2 volte di seguito, nelle edizioni del premio di Borsa Italiana, Le Fonti Awards, con le motivazioni legate all'essere eccellenza dell'anno. Appunto, ripeto, per tutti e due gli anni precedenti, sull'innovazione e sulla leadership nei sistemi informativi, sanitari e nel secondo anno eccellenza dell'anno per innovazione e leadership dell'electronic supply chain, con l'obiettivo veramente sfidante di supportare il sistema Italia. Ora entriamo nella parte più tecnica del mio intervento. Qui c'è un riassunto delle 3 parti in cui è articolato. Cominciamo subito con lo stato dell'arte, poi farò una breve escursione nelle prospettive e negli scenari applicativi di queste tecnologie, infine cercherò di tratteggiare le strategie aziendali. Allora, cominciamo con lo stato dell'arte. Qui ho un paio di slide per far vedere come l'autonomia e la capacità cognitiva
rappresentano una chiave tecnologica abilitante nei sistemi autonomi. In pratica coincidono con la capacità del robot di comprendere ciò che gli sta intorno e di prendere decisioni anche senza l'assistenza dell'operatore umano. Questo richiede di implementare e integrare processi di pianificazione, di decisione e di esecuzione che elaborino appunto le informazioni raccolte, dalla realtà intorno al sistema. Le prestazioni naturalmente sono legate alla dotazione di sensori, alla capacità percettiva, ma anche alle skill analitiche. Per questo il sistema autonomo ha sensori, ma anche algoritmi che gli permettono non solo di acquisire, ma anche di filtrare e poi di integrare fra loro le informazioni relative allo scenario e permettergli così di discernere le diverse situazioni in cui si trova immerso. Il concetto chiave in questo è l'interoperabilità, perché noi ci troviamo a fronteggiare la difficoltà della natura estremamente eterogenea dei veicoli, che possono essere di terra, di aria, sottomarini, e anche delle architetture dei dispositivi di cui ci serviamo. Non solo, ma anche lo scenario applicativo può essere estremamente variabile, quindi per evitare il rischio di una frammentazione è importante disporre di una chiave tecnologica abilitante che aumenti da un lato la funzionalità e che però riduca anche i costi, e questa è l'interoperabilità. Faccio una breve chiosa dicendo che storicamente la dirigenza militare ha messo questo al centro delle proprie preoccupazioni, cioè la capacità di un sistema articolato in realtà tra reti, applicazioni e componenti eterogenee di potersi scambiare informazioni utilizzabili nello scenario operativo. Quali sono questi scenari e quali sono le prospettive? Va bene, partiamo dalla capacità di sistemi, di unità e anche di forze di fornire e di accettare servizi da altri omologhi e di utilizzare i servizi così scambiati per poter effettivamente ed efficacemente lavorare insieme. Per questo bisogna garantire che ci sia una soluzione tecnologicamente innovativa per poter integrare e operare diversi tipi di missioni. Questo si basa tutto, come hanno illustrato anche gli interventi che mi hanno preceduto, sull'utilizzo degli algoritmi di intelligenza artificiale che hanno un duplice scopo: filtrare e integrare le informazioni, ma anche determinare i punti di particolare interesse per approcciarli con il sistema autonomo. In questo ci è fondamentale l'utilizzo della visione artificiale e dei droni. Infatti, in questo modo possiamo elaborare immagini di bordo ad alte prestazioni e utilizzare una rete neurale per i droni per rilevare oggetti nascosti, tracciarne di sospetti, classificare il rischio della missione, rilevare ostacoli ed evitare collisioni. Quando dotiamo i droni di questo tipo di algoritmi, abbiamo anche la possibilità di tracciare e ricercare esseri umani e quindi utilizzare le immagini che provengono dall'intera flotta di droni, combinarle, elaborarle e classificarle per ottenere un sistema di riconoscimento facciale che possa anche tracciare le emozioni del viso e i gesti. L'interoperabilità viene raggiunta attraverso lo sviluppo e l'implementazione di uno standard delle interfacce all'interno di un'architettura globale e modulare. Diciamo, la modularità è molto importante perché noi miriamo ad ottenere un'architettura che sia globale e plug and play, quindi che integri le diverse componenti, ma che ci permetta anche di riutilizzarle qualora componenti nuove e all'avanguardia siano disponibili per sostituire quelle esistenti, senza che ci sia la necessità di riprogettare il sistema from scratch, insomma, dalle fondamenta. Quali sono gli scenari su cui ci muoviamo, le nostre strategie? Intanto l'elaborazione di una piattaforma robotica multimissione che prevede lo sviluppo di una sinergia di flotte eterogenee di robot che cooperano per una rapida e tempestiva esplorazione di un'area e l'intervento nelle zone critiche. La cooperazione ha come finalizzazione tre livelli di scopi, di obiettivi: l'ottimizzazione della missione per l'intera flotta attraverso algoritmi di path planning che permettono di assegnare le traiettorie ottimizzate ai diversi droni, ridurre il tempo di esecuzione della missione e aumentare il livello di copertura dell'area allo stesso tempo. Inoltre, in caso di guasto una componente della missione, la missione stessa attraverso gli algoritmi viene facilmente rimodulata o inoltre viene concentrata l'esplorazione su una zona che durante la missione si acquisisce come maggiormente interessante. Secondo obiettivo chiaramente è quello di avere un'acquisizione completa di immagini e scansioni laser del territorio
e arrivare a effettuare una ricostruzione tridimensionale fotogrammetrica integrandole, creando così un sistema informativo geografico dell'area di interesse. Infine, l'acquisizione delle informazioni dalla dotazione di sensori di bordo permette anche di intervenire su questi e modificarli a seconda del tipo di missione. Parole chiave sono per noi ottimizzazione e resilienza della piattaforma, in modo tale da ottimizzare l'esecuzione della missione, ma aumentare la resilienza del sistema grazie alla possibilità di riconfigurazione in base alle mutate condizioni esterne e interne del sistema, ad esempio, come ho già detto, malfunzionamento o perdita di un sistema autonomo. Un migliore processo decisionale può essere generato da questa strategia, da questa piattaforma. Due cose: dal riconoscimento delle immagini all'elaborazione del database di informazioni disponibili a livello sia pubblico che eventualmente classificato, l'applicazione delle elaborazioni degli algoritmi di intelligenza artificiale ci aiutano e aiutano i militari a interpretare le informazioni in modo più accurato, più veloce, aumentando quindi l'efficienza e l'efficacia del processo decisionale. D'altra parte, fatemi almeno menzionare di passaggio l'idea del fedele gregario, un pilota di veicoli, sia aerei che eventualmente di terra, che ha la capacità di coordinare anche mezzi disabitati e all'aumentare del livello di complessità dello spazio di battaglia, questi gregari hanno a disposizione algoritmi sempre maggiormente utili per loro che li aiutano a rispondere quando il controllore umano coordinatore non li può guidare direttamente. La sfida che noi affrontiamo può essere sostenuta dalla cosiddetta Trusted Autonomy, che è stata già menzionata nell'intervento del dottor Natale. Questo tratta lo spazio di interazione fra due entità che possono essere entrambe umane, entrambe macchine, un mix delle due, ognuna delle quali esibisce un certo livello di autonomia. L'architettura e l'interfaccia di un sistema autonomo trusted possono essere intesi in termini di simbiosi cybercognitiva, cioè una rete di team uomo-macchina che collega i vari nodi, siano essi umani o computer, allo scopo di prendere decisioni sempre migliori. La nostra esperienza aziendale riguarda anche il potenziale impatto sul sistema di comando e controllo, da qui il titolo del mio intervento, che è il sistema C2. Questo sistema, nel contesto dei sistemi di combattimento, permette al comandante e al suo team di gestire in tempo quasi reale, da un lato l'elettronica del sistema e la sensoristica, dall'altro la guerra elettronica e gli effettori che generano la cosiddetta situational awareness, che poi garantisce il controllo tattico dell'area delle operazioni. Grazie ai recenti progressi del deep learning, siamo approcciati con successo a nuovi algoritmi di intelligenza artificiale e soprattutto nuove soluzioni per ridurre il sovraccarico delle informazioni, migliorare la consapevolezza situazionale, come ho accennato in precedenza, e sostenere il processo decisionale. Abbiamo quindi una strategia che ci permette di identificare i vincoli e gli obiettivi dell'uso dell'artificial intelligence, determinare ruoli e problemi per i quali essa è più adatta, definire il processo e sviluppare gli strumenti che sono necessari per la sperimentazione, individuando anche le metriche per valutare le prestazioni e delineare le procedure di verifica e di validazione dei nostri algoritmi. In questo senso, il supporto dell'utente finale per noi è cruciale. Il nostro processo di analisi e sperimentazione, e quindi la validazione, si appoggia alla collaborazione con l'utente finale. Anche perché per noi è fondamentale l'addestramento degli algoritmi e questo dipende in maniera decisiva dalla disponibilità di dati reali. Io con questo rinnovo ringraziamento sia all'AFCEA che al dottor Fidenzi e vi lascio la mia mail per eventuali domande e il sito della nostra azienda. Perfetto. Professore, grazie. Fantastica spiegazione. E complimenti per la sua struttura e la sua azienda impegnata nell'R&D. Anche questa, come volevamo col presidente, è capacità italiana. E questo, insomma, è il punto di partenza da cui noi dobbiamo comunque non soltanto fare ricerca, ma fare soprattutto prodotti e applicazioni. La ringrazio. Grazie mille. Passiamo al prossimo relatore, l'ingegner Marchini di Eurelettronica, e che ci invece, l'ingegner Marchini è fondamentalmente un grande conoscitore del mondo meteorologico, ma non solo,
ci parlerà di un'applicazione, diciamo, dell'intelligenza artificiale applicata allo stato e manutenzione delle piste di atterraggio dei velivoli. Lascio a lui la parola, il tema è Mobile GRF Runway Inspector. Le lascio la parola, ingegner Marchini, prego. Mi auguro che vediate tutto. Ok, buongiorno a tutti. La presentazione che andremo a vedere adesso ha un taglio estremamente pratico e funzionale, operativo, su quelle che possono essere le operazioni di aeroporto, e si basa su un back-end di intelligenza artificiale sviluppato da una ditta di cui Aeroelettronica ICAS è rappresentante per l'Italia, che ha una lunga storia di conoscenza nel mondo delle infrastrutture viarie. Aeroelettronica ICAS è un'azienda che rappresenta diversi marchi, il più importante in assoluto è comunque Weissler, questa ditta finlandese che opera da diversi anni nel mondo della meteorologia in tutti i suoi campi di applicazione. Noi ci occupiamo, come principali settori di business, di tutte quelle applicazioni in cui la meteorologia è una parte fondamentale, quindi dalla meteorologia alla difesa, al traffico aereo, strade e così via. E qui è il fulcro della nostra applicazione, cioè la possibilità di gestire tutta una serie di informazioni attraverso la computer vision. L'applicazione nasce dall'esperienza aziendale nella gestione e la pianificazione delle superfici stradali, e quindi attraverso la necessità per tutti gli operatori che hanno in gestione o manutenzione delle infrastrutture viarie di avere la possibilità di pianificare, analizzare, eventualmente porre dei rimedi a quelle che sono le caratteristiche del manto. Infatti, per quanto riguarda il budget per le riparazioni stradali, solitamente si stima circa 3.000 euro per chilometro, mentre solo per riuscire a registrare tutte le caratteristiche del manto stradale è circa 40-50 euro per chilometro. La risposta che vogliamo dare attraverso questo sistema, che adesso più avanti applicheremo poi alla pista aeroportuale, quindi a una runway, è quello di ottimizzare e automatizzare completamente il processo di acquisizione delle informazioni. Infatti a sinistra si vede come veniva fatto il rilevamento delle informazioni dell'infrastruttura viaria con due operatori attraverso i quali venivano registrate tutte le informazioni, un driver e una persona a fianco che doveva eseguire tutta una serie di controlli e verifiche per quello che servivano al riconoscimento delle informazioni. Il potenziamento invece attraverso la computer vision permette all'operatore di essere unico, quindi unico guidatore, unico operatore in grado di svolgere tutte le attività, con la possibilità comunque di supervisionare il funzionamento del sistema automatico attraverso l'introduzione di note vocali che poi vengono riportate all'interno delle informazioni dell'intera infrastruttura viaria. In questa maniera si riduce il numero delle persone coinvolte nell'esercizio e al contempo l'unica persona non deve preoccuparsi di segnare o verificare altre cose, ma basta una semplice nota vocale come una semplice comunicazione telefonica all'interno di una vettura. La piattaforma di base si chiama Weissler RODAI, sarebbe l'intelligenza artificiale su strada di Weissler, e permette di registrare sia le note, osservazioni, supervisionare lo stato in totale sicurezza. Come si può vedere, un operatore è fornito di un semplice cellulare montato sul parabrezza, automaticamente può essere opzionalmente installata sull'autovettura anche un sensore che rileva varie caratteristiche del manto stradale. Questi dati vengono inviati a dei server dove viene fornito, da cui viene elaborato e fornito il servizio di informazione, e poi viene il prodotto finale non è altro che tutto il dato registrato lungo l'infrastruttura viaria, riportato informazioni di colori e note nei vari punti di rilevazione.
Quindi la computer vision permette di automatizzare e semplificare tutta una serie di processi che comunque alla fine devono sempre poter essere supervisionati dall'operatore, in quanto comunque il processo automatico è sì una facilitazione, ma la responsabilità finale è bene che venga, come dice, gestita dall'intelligenza umana e non solo in automatico attraverso un computer. Lo strumento di per sé già ha. Come si dice, ha già tutta una serie di informazioni legate a quelle che possono essere i difetti o le caratteristiche principali del manto stradale, e questo permette un facile riconoscimento delle informazioni visive automaticamente elaborate e acquisite attraverso le telecamere poste all'interno di un semplice cellulare. Questo è come funziona in generale l'applicazione. Adesso tutto. La novità importante di questo aspetto è legata al fatto che viene riportato all'interno di un ambito aeroportuale per gestire, permettere agli operatori aeroportuali di dare informazioni ai piloti in atterraggio e in decollo per quanto riguarda la possibilità delle escursioni fuori pista che tra il 1998 e il 2017 hanno rappresentato il 35% di cause di danneggiamenti degli aeromobili stessi. E oltre il 14% di perdite finanziarie. Vaisala, come dicevo prima. E andiamo ad evidenziare oggi è il problema, è il fatto che l'ICAO si è data una regolamentazione universale, cioè comunque globale, per il reporting di un'informazione legata proprio allo stato di manutenzione della pista e lo stato attuale della pista al momento di un decollo o di un atterraggio. Perché? Perché la runway excursion è uno dei maggiori rischi per questa categoria di problemi. I contaminanti, infatti, definiscono i problemi che un aeromobile può o meno avere nel momento in cui si deve muovere lungo la pista, e quindi il pilota deve conoscere velocemente in anticipo quelle che possono essere le performance che deve soddisfare. E quindi la sicurezza delle piste è uno degli elementi chiavi a cui l'ICAO è andato a cercare di porre rimedio. Dal novembre del 2021 sarà applicabile questa nuova normativa a cui tutti gli aeroporti ICAO si devono conformare, e per avere un unico linguaggio globale in grado di fornire velocemente e rapidamente le informazioni a tutti gli operatori. La stessa metodologia, o comunque molto analoga, è utilizzata sia in Canada che negli Stati Uniti attraverso il TALPA, che comunque non è altro che il Takeoff Landing Performance Assessment, ed è analogo al Global Reporting Format dell'ICAO. Gli operatori interessati, gli stakeholders, sono ovviamente i produttori di aeromobili, gli operatori aeroportuali, il servizio di traffico aereo, e quindi l'importanza di avere un unico linguaggio per dare informazioni agli aeromobili sulle proprie valutazioni di performance in atterraggio e in decollo. Ma qual è l'importanza di avere questo tipo di messaggio? Quello di avere la possibilità di dare al pilota le informazioni riguardo alle performance che andrà ad avere o a trovare lungo la pista nel momento in cui la deve impegnare, e al contempo di dare informazioni riguardo a tutte quelle operazioni che attualmente un'infrastruttura aeroportuale ha necessità di svolgere, come possono essere la riduzione della pista oppure l'interruzione di qualche raccordo e così via. E questo viene riportato all'interno di questo reporting in funzione di tre sezioni di pista, cioè la pista, come vedete sulla destra, viene suddivisa in tre aree. E questo qui vengono poi classificati in funzione del Runway Condition Code, che è un valore numerico da 0 a 6 per evidenziare la qualità del tipo di situazione che possono trovare al momento dell'impegno della pista stessa, della copertura del contaminante per quarti percentuali di copertura, lo spessore del contaminante stesso e 15 descrizioni alternative prestabilite dall'ICAO stessa.
definire le situazioni che si possono trovare. Questo è un esempio di messaggio che si può tirar fuori in automatico dal sistema stesso, in cui c'è ovviamente il nome dell'aeroporto, la data di rilevazione, il numero della pista, il runway condition code, che è per terzo di pista, la percentuale di contaminante, lo spessore del contaminante stesso e la condizione descritta secondo le 15 caratteristiche che abbiamo detto prima. Mentre ci sono tutta quella serie di informazioni aggiuntive che vengono a corollario dell'informazione automatica che invece viene registrata dal sistema e che vengono aggiunte dall'operatore manualmente. Le elenco velocemente così non perdiamo tempo. Qual è la novità di questo sistema? Che basandosi sulla tecnologia RODAI di Vaisala, l'operatore ha la possibilità in autonomia, da solo e in maniera univoca, di svolgere l'attività senza aver bisogno di ulteriori informazioni da parte di terzi o altre infrastrutture addette al servizio aeroportuale. Perché? Perché il sistema si basa su un sensore che rileva attraverso tre LED a diverse frequenze la possibilità della presenza di neve, ghiaccio, o neve, acqua o ghiaccio, un'applicazione mobile e la possibilità eventualmente di registrare tutti i dati e portarli su un servizio hosted che permette in un secondo tempo di andare a rivalutare o a tenere a memoria lo storage di tutto quello che si è visto in precedenza. I benefici qual è? Riduzione dell'impegno della pista, un aumento dell'oggettività e della qualità dell'ispezione e la possibilità all'operatore di svolgere l'attività preoccupandosi eventualmente solo di quelle condizioni non standard che si possono verificare, quindi avere un pieno controllo della situazione. Questo è quello che potrebbe essere una tipologia di passaggio con in basso vedete il runway condition report che è quello che viene inviato poi attraverso l'applicazione direttamente a seconda degli operatori o dell'organizzazione del sito stesso via SMS, email, HTTP, POST, SFTP o in altra maniera. Altra tipologia di passaggio, anche questa. E qui andiamo a vedere come viene installato eventualmente il sensore per la rilevazione delle informazioni sul manto stradale su un'autovettura. Ma quello che poi vediamo nella successiva slide che questo sensore è piccolo ingombro e può essere montato in diverse posizioni, può essere installato facilmente senza neanche troppi problemi al riguardo. Questa è una schermata di esempio di quello che viene fornito all'operatore prima di poterlo validare ed inviare attraverso il bottone Send Report Button che vedete in basso a destra. E qui ci sono le caratteristiche del sensore stesso, che si basa su una misura dello stato della pista attraverso un sensore ad infrarossi di tipo passivo, un sensore di temperatura e umidità per la valutazione dei dati meteorologici ambientali e lo stato della pista stessa attraverso una valutazione qualitativa del grip, dello spessore del contaminante e dello stato stesso del manto stradale. La cosa importante è che comunque il dato, prima di essere emesso, ovvero inviato a qualunque altra organizzazione all'interno dell'aeroporto, tipo un sistema AIS, deve essere validata e verificata dall'operatore stesso che può decidere se eventualmente modificarla o accettarla così come viene fornita dal sistema. Quindi il valore aggiunto qual è? La possibilità di avere registrazioni video che possano validare o meno tutto ciò che l'operatore ha deciso di svolgere lungo la pista, avere la possibilità immediatamente di visualizzare sulla mappa aeroportuale le informazioni e attraverso colorazioni delle stesse infrastrutture viarie all'interno dell'aeroporto sullo stato della pista e quindi fornire immediatamente informazioni anche via radio eventualmente agli aeromobili. Un supporto comunque per eventuale training o validazione qualitativa a posteriori e la capacità di tracciare qualunque condizione di valutazione della pista stessa. Questa sarebbe una schermata del servizio host che può essere fornito
corollario del sistema stesso, per permettere poi a posteriori di avere tutte le informazioni registrate lungo il servizio dell'autovettura in utilizzo. Quindi quello che, riassumendo, riusciamo a dire che il GRF compliant reporting non è altro che un modo globale per dare un'informazione uguale in tutte le parti del mondo per tutti quegli aeroporti che sono soggetti al rispetto delle normative ICAO. La capacità di distinguere e rilevare per terzi di pista tutte le informazioni necessarie a caratterizzarne lo stato e quindi fornire importanti informazioni agli aeromobili, e minimizzare l'occupazione stessa della pista per fare l'ispezione stessa. Grazie ingegnere della pratica spiegazione, mi sembra anche questo un bel esempio, diciamo, di applicazione, anche se la tecnologia non è italiana, però l'applicativo è italiano e in genere chi fa l'applicativo è il gestore dell'applicazione. La ringraziamo per questo, poi magari faremo alla fine, Grazie diciamo, a voi. di tutte le presentazioni, ho idea di fare una domanda a tutti i relatori, un'unica domanda uguale per tutti, in modo che così almeno ci date il vostro punto di vista sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Passiamo ora diciamo, al colonnello Giacomo Ghigliero, comandante del reparto sistemi informativi automatizzati dell'Aeronautica Militare, curriculum mostruoso, quindi non ve lo leggo tutto, ma vi posso dire che comunque Accademia Aeronautica, Ibis laurea di quarto scienze semestre, aeronautiche, poi mi dice il presidente addirittura corso Ibis quarto, Ibis quarto, dico perché il presidente era Ibis perché terzo. presidente era Ibis terzo, quindi master in studi strategico-militare e ovviamente anche una laurea in scienze politiche che male non fa. Ci parlerà principalmente del Digital Innovation Hangar, l'approccio dell'aeronautica militare alle tecnologie innovative. Dico al colonnello che il video previsto nel suo intervento sarà visto tranquillamente da tutti i partecipanti, anche se lui magari non lo vede sul suo browser. Le lascio la parola. Prego. Sì, buongiorno a tutti, tanto grazie dell'opportunità e della presentazione. Ovviamente saluto per tutti il Gianni D'Angorra, che oltre ad essere mio padrino è stato mio ex comandante. Intanto che va la Sì, presentazione prego. mi ripresento, sono il colonnello Ghigliere, sono il comandante del Resia, che è un ente dell'Aeronautica Militare, del comando logistico e precisamente dipende dalla terza divisione del comando logistico. Cosa fa il Resia? Il Resia è l'ente dell'Aeronautica Militare che è titolato alla gestione e l'installazione e erogazione di tutti i servizi ICT di Forza Armata. Se potete andare alla prossima slide, grazie. E ovviamente nel fare questo, oltre a erogare i servizi, esploriamo anche le nuove tecnologie. Lo facciamo, operiamo giornalmente in quattro grandi aree, quella di promuovere l'innovazione, e questo è uno dei motivi per cui abbiamo accettato volentieri la partecipazione a questo evento. Progettiamo, realizziamo e manteniamo i servizi ICT della Forza Prego. Armata. Nel fare questo, siamo anche il Network Operation Center dell'Aeronautica Militare e attraverso Security Operation Center, ovviamente, garantiamo anche gli aspetti di sicurezza. Come ciliegina sulla torta, siamo anche un ente formativo e quindi addestriamo il personale della Forza Armata di vari livelli per operare sulle nostre tecnologie. Detto questo, se potete cortesemente mandare il video perché è l'introduzione alla mia presentazione. 1012, 1254.
nella tradizione dell'aeronautica militare noi abbiamo approcciato le nuove tecnologie partendo dall'intelligenza artificiale con per una strada leggermente differente. L'obiettivo che ci eravamo posti circa 2 anni fa era quella di conseguire una competenza di forza armata inizialmente sulle soluzioni di intelligenza artificiale, poi l'abbiamo estesa strada facendo a tutte quelle che sono le tecnologie emergenti. Quindi abbiamo fatto una serie di scouting poi trasformati in POC e successivamente trasformate in soluzioni o che stiamo trasformando in soluzioni in tutte quelle tecnologie innovative che possiamo identificare come soluzioni di intelligenza artificiale, blockchain, realtà aumentata e virtuale. Come lo abbiamo fatto? Abbiamo di fatto costituito un polo tecnologico dove abbiamo fatto convergere tutta una serie di iniziative per sviluppare, per acquisire una capacità di sviluppare soluzioni tecnologiche applicate ai modelli di business e ai processi organizzativi dell'aeronautica militare. L'abbiamo chiamato per ovvi motivi Digital Innovation Hangar Aeronautica Militare. Ovviamente l'hangar ricorda o richiama alla memoria il luogo fisico dove l'aeronautica ripara i propri velivoli. Abbiamo adottato il modello che già avevamo, e adesso mi dispiace che la presentazione non rende merito a quello che sto per dire. Sostanzialmente già da tempo il reparto per conto della Forza Armata esplorava nuove tecnologie, le testava con dei proof of concept e dove erano positivamente valutate provvedevamo a sviluppare delle soluzioni ovviamente basate su queste nuove tecnologie. L'obiettivo sostanzialmente è rimasto, è stato riformulato nello slogan abilitare innovazione per l'aeronautica militare del futuro e abbiamo spostato la nostra attenzione ovviamente su quelle che in quel momento per noi erano tecnologie emergenti che potevano avere delle applicazioni nel campo militare. Quindi sto parlando sostanzialmente di blockchain, intelligenza artificiale nelle tutte le sue varie declinazioni, e sicuramente c'è qualcuno più bravo di me a elencarle tutte quante, e abbiamo ripreso gli esperimenti che abbiamo fatto nell'utilizzo di realtà aumentata virtuale e man mano che abbiamo imparato a padroneggiare queste tecnologie abbiamo cominciato a sviluppare applicativi che fossero in grado di utilizzarle. Quali sono gli obiettivi e benefici? Ne abbiamo identificati un certo numero, adesso mi focalizzo soltanto su quelli che ho evidenziato in rosso. Intanto riduzione delle risorse umane. Noi dobbiamo compensare il trend che il legislatore ci ha imposto di una riduzione drastica delle risorse umane. Questo significa sostanzialmente assicurare gli stessi servizi o esprimere le stesse competenze con un numero di risorse contenuto rispetto adesso. Volevamo ottimizzare poi le risorse tecniche che avevamo per identificare delle linee di sviluppo che fossero standardizzate e ripetitive il più possibile, e l'elemento importante che abbiamo scoperto strada facendo, che abbiamo messo alla testa della nostra esplorazione, è quello dei processi organizzativi. Abbiamo capito che non è la tecnologia agevola, migliora i processi organizzativi, ma sostanzialmente abbiamo cambiato il paradigma, non siamo partiti dalla tecnologia, abbiamo inserito nelle nostre valutazioni, nelle definizioni dei requisiti, come siamo soliti dire, l'organizzazione. Quindi non abbiamo proposto all'organizzazione la tecnologia, ma abbiamo cercato di capire o stiamo cercando di capire quali processi organizzativi potrebbero avere dei benefici nell'utilizzo delle tecnologie emergenti. Il Digital Innovation Hangar è ovviamente un posto logico, non è in sé per sé una rappresentazione fisica di qualcosa, ha anche ovviamente degli elementi fisici, ma logicamente è l'hangar, quindi lo spazio virtuale dove abbiamo fatto convergere una serie di iniziative. Le abbiamo strutturate in un hangar che crea innovazione, dove incontriamo, dove chiamo workshop ovviamente con l'industria e con i partner tecnici, un centro di sviluppo della conoscenza dove intendiamo e stiamo mettendo insieme non solo, passatemi il termine, tecnocrati di vario tipo, quindi il supporto industriale piuttosto che i nostri specialisti,
ma anche i padroni del processo all'interno della Forza Armata, i manager di quel processo, in maniera tale da capire con loro quelli che sono le modalità con cui possiamo utilizzare certe tecnologie a beneficio ovviamente delle attività di cui sono responsabili o cui danno un contributo. L'Innovation Center è il luogo che si attiva dove presentiamo le nostre soluzioni, quanto hanno raggiunto un determinato grado di maturità ai partner, agli utenti. E infine abbiamo capito che dobbiamo avere noi una capacità autonoma e abbiamo in realtà quasi finito, l'abbiamo acceso pochi giorni fa, stiamo pensando di utilizzarlo già dalla prossima settimana, un laboratorio, quindi un'infrastruttura dove possiamo testare le nostre soluzioni nei framework di sviluppo che più ci interessano, senza avere grossi problemi di computazione e di storage. Ovviamente il laboratorio è un laboratorio, quindi è il posto dove mettiamo a punto le soluzioni, ma ovviamente non è l'infrastruttura di produzione. Quindi la cosa importante che abbiamo definito dall'inizio è il modello operativo. Quindi il modello operativo che è racchiuso in questa slide, Innovation Center, dove si incontrano una serie di personaggi tecnici, esperti del mondo tecnologico, esperti del processo che vogliamo automatizzare, e definiamo dei progetti pilota. O definiamo intanto delle esigenze che possono confluire in progetti pilota o possono semplicemente essere discusse come opportunità. Nella realizzazione dei progetti pilota utilizziamo il nostro laboratorio di innovazione, dove troviamo infrastrutture, comprese quelle di sicurezza e di comunicazioni, dove i nostri prototipi possono ovviamente interagire con un numero abbastanza ampio di banche dati relative ai dati del personale, logistici, sanitari. E questo modello ovviamente ci deve portare fino al completamento del prototipo per la successiva messa in produzione. Diciamo che nonostante le aspettative iniziali, siamo partiti un po' come spesso capita con tante buone iniziative, un po' all'avventura, in realtà siamo riusciti a strutturare in maniera abbastanza rigida il nostro processo, quindi tutto quello che era stato identificato come fase preliminare siamo riusciti a completarlo nei tempi corretti. E siamo ovviamente in piena schedula con la fase, con l'operatività iniziale. Il centro di sviluppo peraltro è quasi completato, il laboratorio è prossimo a entrare in esercizio. Abbiamo fatto anche Colonnello, un minuto. Numero consistente, ho perso il video, ok. Abbiamo fatto anche un numero consistente di corsi, e stiamo sviluppando dei prototipi, delle soluzioni. Allora, questi sono gli sviluppi che abbiamo attualmente in corso. Ovviamente una delle tecnologie, una delle soluzioni che trova ampia applicazione è quella dei chatbot. Siamo partiti con un chatbot che aveva l'obiettivo di sostituire le funzioni del help desk del nostro reparto. Dovremo andare in produzione ovviamente entro maggio 2021. Abbiamo sviluppato un chatbot proprietario che abbiamo chiamato SpeakerBot, perché l'abbiamo utilizzato per soluzioni successive, che è quello che vedete identificato come robotizzazione dei processi manutentivi. Abbiamo in questa situazione messo insieme una serie di tecnologie e sviluppato un chatbot dedicato alle attività manutentive per adesso, per quello che riguarda i sistemi TLC. Questo è quello che stiamo facendo con il chatbot. Ovviamente conoscete quasi tutti cosa che fa un chatbot. In questo caso supporta l'assistenza agli utenti. Abbiamo fatto un'analisi, come vedete l'80% delle attività che l'operatore di help desk effettua sono semplicemente domande e risposte o esecuzioni di procedure, e stiamo addestrando una piattaforma affinché impari a rispondere automaticamente. L'obiettivo ovviamente è quello di far interagire l'utente con un chatbot che abbiamo chiamato Eliza, storicamente per chi è del settore una delle prime soluzioni di intelligenza artificiale. Ovviamente il chatbot ha un meccanismo di apprendimento che con il passare del tempo acquisisce maggiore competenza nel dare risposte all'utente. Per gli sviluppi futuri vorremmo arrivare alla completa automazione dei comandi, vorremmo utilizzare in maniera sistematica per tutti i sistemi IT. Ovviamente risparmieremo tra il 30 e il 40% di personale, che era l'obiettivo che ci eravamo posti.
I due aspetti su cui stiamo ragionando di più sono l'autenticazione, in maniera tale che il sistema sappia con chi sta parlando e sia in grado di accedere alla funzione del desk con i privilegi corretti, e ovviamente sia in grado di interoperare con altri sistemi, e questo ci dovrebbe permettere anche di avere un delta di implementazione delle funzioni dell'help desk rispetto alla ipotesi iniziale. Vi chiederei di andare direttamente all'ultima slide, così vediamo l'esempio più interessante. Salterei per problemi di tempo questa della, mi fermerei qua, questo qui rubo gli ultimi minuti del tempo oramai scaduto, giusto per descrivervi quello che intendiamo fare o che stiamo facendo con la soluzione automazione dei processi manutentivi. Per chi è esperto di manutenzione, la manutenzione di alcuni sistemi, soprattutto quelli moderni, viene fatta utilizzando un checklist e delle procedure. Quindi il nostro obiettivo è addestrare la macchina, l'intelligenza, il sistema di intelligenza a capire e a prendere il checklist che gli viene fornito, interagire con un operatore dotato di sistemi di realtà virtuali attraverso un chatbot. L'operatore, la macchina, spiega all'utente quali sono le operazioni che deve fare in termini di checklist o di procedura manutentiva, registra la corretta esecuzione o la mancata esecuzione di quell'operazione manutentiva, registra le eccezioni per una successiva rivalutazione del checklist. È chiaro che dalla teoria e dalla pratica c'è sempre una piccola differenza. Quello che ci interessa è anche catturare l'esperienza dell'operatore. Quindi se l'operatore, per esperienza, esegue quella procedura in una maniera leggermente diversa ma con la stessa efficacia, vogliamo catturare l'eccezione. Se l'eccezione è sistematica, vorremmo come feedback modificare ovviamente il checklist, sempre ragionando sul sistema di apprendimento automatico. Le varie operazioni che l'operatore, in questo caso non esperto, e torniamo al punto di riduzione del personale, sta effettuando sull'apparato, vengono messe in una blockchain e alimentano un database di tutte le operazioni di manutenzione che vengono fatte. Questo perché stiamo partendo dal presupposto che l'operatore che sta facendo la manutenzione è un operatore non esperto, e in alcuni settori, tra cui quello della sicurezza del volo, diciamo a 360 gradi, dal velivolo al sistema di radionavigazione o radioassistenza, la manutenzione deve essere operata da un tecnico qualificato che mantiene le qualifiche, e come ufficiale tecnico ovviamente in questo caso del velivolo firma l'operatività del velivolo, nel caso della radioassistenza firma l'operatività della radioassistenza e se ne assume la responsabilità. L'operatore esperto, quindi il tecnico qualificato, può contemporaneamente fare due funzioni: intervenire e verificare in tempo reale le attività manutentive fatte dall'operatore meno esperto e guidato dalla macchina, oppure accedere alla banca dati di tutte le operazioni che sono state effettuate e verificare se il processo manutentivo è stato fatto correttamente, autorizzando poi successivamente l'utilizzo del velivolo dell'impianto. Colonnello. Ma grazie dell'attenzione, scusate, ma per un problema di tempo e di no, di, anche colpa di nostra, ci mancherebbe. Però ecco, diciamo, dobbiamo un po' passare ai prossimi relatori. Io credo che la sua presentazione sia eccellente, la ringraziamo insomma anche per l'effort che ci ha messo in questa presentazione, anche perché ci ha raccontato, diciamo, cose del suo reparto che sicuramente sono poco conosciute, nel senso che apprezziamo moltissimo, diciamo, lo sviluppo di questa capacità, che è poi una capacità anche legata diciamo, al mondo aeronautico, all'aeronautica militare in generale, insomma. Grazie ancora. Io poi tornerò su tutti i relatori con una domanda identica per tutti. Passiamo adesso ad una delle, diciamo, delle realtà più importanti italiane dal punto di vista della produzione dell'industria, diciamo, del tech industry del software italiana, che è Almaviva. Che ci parlerà di intelligenza applicata alla manutenzione predittiva in ambito trasporti e assetti mobili. Sarà presentata dal dottor Cerqua, che è responsabile della practice data dell'intelligenza artificiale del GIS. È un laureato in telecomunicazioni, ingegnere di telecomunicazioni, che non guasta mai, presso l'Università di Napoli.
Le lascio la parola e ci stupisca. Salve, buongiorno a tutti. Allora, il tema che volevo affrontare con voi nella giornata odierna è quello relativo all'intelligenza artificiale applicato alla parte della manutenzione, generando così quella che viene definita manutenzione predittiva. Due parole sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale al momento viene considerata dagli esperti come la nuova elettricità, ossia quella tecnologia che darà da questi anni in poi un boost innovativo verso tutta una serie di tematiche, tra cui quella della manutenzione predittiva, ma così come tutti gli ambiti citati finora e anche altri. Perché si parla soltanto recentemente di intelligenza artificiale? Fondamentalmente i motivi sono due. Sono il primo è legato tecnicamente ai dati. Negli ultimi anni, con l'avvento di internet, con l'avvento di tecnologie che sono state citate anche prima, come la parte IoT, come Big Data, è aumentato esponenzialmente il numero di dati da analizzare, tale per cui i sistemi informativi tradizionali, quelli classici, quelli basati su motori a regole, quelli approcciati dal punto di vista della logica di business con lo human driven, non riescono più ad assolvere i compiti di analisi di questi dati stessi. Oltre questo, è aumentata dal punto di vista della capacità computazionale la capacità stessa di elaborarli. Infatti, lei prima citava all'inizio del convegno, erano citate tutta una serie di tematiche che poi sono incastrate tra di loro, come tutta la parte di HPC, di tutta la parte di Big Data, tutta la parte di Quantum Computing. Tutti insieme queste tecnologie danno una spinta, hanno dato una spinta e stanno dando una spinta al mondo dell'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale applicata alla predictive maintenance. Fondamentalmente questa soprattutto è un ramo che è cresciuto non solo in ambito difesa, ma lo ritroviamo un po' su una serie di contesti, come per esempio quello dell'ambito industriale, come anche sulla parte consumer. Sono notevoli in questo momento i dispositivi che sono connessi con sistemi e piattaforme IoT, tale per cui c'è un'elaborazione dei dati di funzionamento e viene generato tramite addestramento di questi dati stessi, viene generato anche tutta una serie di indicazioni sullo stato del device e sul suo modello di funzionamento, sia in ottica al tempo T0, sia in ottica futura. Ovviamente questo genera, oltre a un miglioramento dell'utilizzo del prodotto, genera anche un saving dal punto di vista della parte economica di chi quel prodotto lo sta gestendo, mantenendo e costruendo. Su che cosa l'abbiamo applicata noi l'intelligenza artificiale nell'ambito della manutenzione predittiva? L'abbiamo applicata nell'ambito progettuale e sperimentativo a una particolare tipologia di motori. Motori, in questo caso, che dopo vedremo, motori a turbofan fondamentalmente. Diamo però qualche informazione in più legata al concetto di manutenzione predittiva. La manutenzione predittiva in questo momento, per come la intendiamo noi Almavia, ma come secondo noi deve essere intesa, non deve andare a sostituire quella che è il concetto di manutenzione precedente, ma deve essere un supporto decisionale che si va a coadiuvare ad altri due tipi di manutenzione, ossia quella reattiva, che specificatamente quando c'è un problema o quando sto intercettando un problema su un determinato, in questo caso motore, lo vado a riparare, lo vado a fare tutte le indagini, e a quella preventiva, ossia tutta quella serie di manutenzione che si fa a intervalli regolari, vale per l'ambito dei motori, in questo caso turbofan, vale anche per tutta una serie di strutture e mezzi meccanici nell'ambito del civile. Pensiamo banalmente anche al tagliando di un'automobile fondamentalmente. Quindi la manutenzione predittiva si affianca a queste due tipologie di maintenance e migliora la qualità del prodotto e migliora i tempi di intervento sul prodotto attraverso un'analisi che viene fatta stavolta non da segnali captati nell'istante in cui si sta guardando quel prodotto stesso, ma preventivamente da algoritmi che hanno appreso le sue telemetrie e ne stanno predicendo un intervento di tipo manutentivo. Come si approccia al mondo della predictive maintenance? Fondamentalmente una delle prime domande che c'è da farsi, ma in generale con l'intelligenza artificiale, ne parlava anche prima il dottor Natale, dice si passa da un modello deterministico a probabilistico. Vero, perché
Si può applicare la manutenzione predittiva in uno specifico ambito? È un punto interrogativo. È un punto interrogativo tale per cui necessita di un approccio che non può essere, diciamo, calato verticalmente senza aver fatto determinate considerazioni. Tale per cui noi come Almavia applichiamo un approccio che verifichiamo la congruenza di dati e scenario per definirle il campo di applicazione e per validare dei next step che vedono un effort migliorato e un effort più spinto sul caso d'uso puntuale. Quindi, come prima fase c'è la dimostrazione che l'AI è applicabile. Successivamente, appurato tutto questo, si va a applicare in maniera verticalizzata andando ad estendere sia il numero di dataset da portare all'interno degli algoritmi per essere trainati, sia andarlo a contestualizzare in uno scenario più ampio di dati, e sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo. Come abbiamo approcciato la manutenzione predittiva nell'ambito dei motori turbofan? Il primo step è stato andare a collezionare dei motori, delle telemetrie dei motori attraverso una piattaforma worldwide che si chiama Kaggle, dove la NASA ha rilasciato tutta una serie di dati provenienti dal suo simulatore dei motori EJ200. Quindi abbiamo approcciato con collezioniamo questi dati e andiamo a sviluppare sullo stesso modello di manutenzione predittiva sull'EJ200, tale per cui quando si andrà a riportare nel progetto di produzione, questo, il caso d'uso è già stato dimostrato, ci sono stati anche degli add-on da parte nostra e si riesce a reintegrare e a testare immediatamente il modello di funzionamento degli algoritmi anche nel contesto predittivo, nel contesto di produzione. Come abbiamo sviluppato questi modelli? Li abbiamo sviluppati attraverso algoritmi di deep learning fondamentalmente. Quindi, giusto due citazioni su cos'è il deep learning. Deep learning è una branca, è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale che fa uso di reti neurali convolutive e non solo, all'interno per sviluppare un algoritmo che dia in output dati previsionali e non solo dati previsionali, può generare del clustering e una serie di indicazioni associati al caso d'uso che si vuole andare a sviluppare. Torniamo ai dati delle telemetrie. Fondamentalmente l'ho ripostato un po' il link relativo al sito Kaggle, dove la NASA ha rilasciato le telemetrie dei motori turbofan, e dove viene richiesta proprio a mo' di challenge dalla NASA stessa di andare a calcolare sugli stessi dati la RUL, ossia il numero di cicli che effettivamente quel motore può ancora fare. Quindi siamo partiti da capire, cioè dalla challenge che c'era stata lanciata, cioè presente sul sito, e andare a declinare la RUL. Giusto per informazione, sul sito di Kaggle c'è anche il richiamo al sito della NASA, dove c'è tutta la teoria matematica legata sia al simulatore del motore turbofan, sia alla tipologia di approccio e di dati che sono presenti all'interno del loro simulatore. Come dicevo, l'obiettivo era stimare la RUL, ossia il tempo di cicli che il motore potesse ancora fare. Quindi, fondamentalmente, io ho questo motore, diciamo questo motore che continua il suo lavoro sul mezzo meccanizzato specifico, e ogni volta che effettua un volo, una navigazione o un qualsiasi tragitto, l'algoritmo restituisce in real time qual è il suo remaining useful life. Da come viene generato questo algoritmo? Viene generato a partire dai dati telemetrici. Quindi, come vedete sulla parte destra, sono presenti tutta una serie di dati telemetrici associati al motore stesso, che non sono altro che i dati acquisiti dalla sensoristica presente sul volume, sul motore. Noi in questo specifico caso d'uso abbiamo utilizzato 21 variabili telemetriche del motore, e per far vedere la potenza dell'intelligenza artificiale, tre variabili non sono definite, non sono metadatate, quindi non conosciamo il valore di quelle tre variabili, a dimostrazione del fatto che l'AI, anche se non conosce il valore, non il valore di quella variabile, il significato di quella variabile, le tratta ugualmente e riesce a dare sulla base di questi valori un comportamento predittivo.
Come dicevo, le 21 feature rappresentano i valori telemetrici più i tre anonimi. Abbiamo ingestionato un dataset di 100 motori delle telemetrie di 100 motori turbofan e sulla base degli stessi calcoliamo la RUL, ossia la parte del fino a engine 100 rappresenta che cosa abbiamo acquisito, quindi tutta la parte del ciclo di vita del motore. Successivamente noi per ogni motore che manda telemetrie riusciamo a dire quando finirà quando sarà il suo ciclo di vita, a predirlo. Oltre a questo abbiamo anche fatto due tipologie di intervento. Siamo andati a, quindi, tramite regressione a calcolarne la RUL, ma tramite classificazione abbiamo sempre una definizione dello stato del motore, quindi predetto ovviamente, quindi mentre vola o mentre naviga abbiamo perennemente sotto controllo attraverso un classificatore il fatto che il motore è in uno stato verde, giallo, arancione o rosso. Un po', diciamo, COVID-like in questo momento, a parte il... Quindi, fondamentalmente, sulla base dello stesso, abbiamo sempre un ente aggregatore, un algoritmo di aggregazione, che sulla base del valore predetto della RUL ci dà lo stato del motore. Oltre a questo, ci siamo sforzati in più per provare, tramite un algoritmo non supervisionato, a capire quale componente del motore potesse generare quel guasto. Quindi da qui in poi abbiamo addestrato un ulteriore algoritmo che sulla base di quello, oltre a predire tipo tra X cicli quel motore si romperà, lo farà, darà la motivazione specifica e dirà si romperà il componente di alta pressione. Quindi una prima spiegazione che fa uscire un po' l'intelligenza artificiale dal mondo della quello che viene considerato un po' come black box. Oltre alla parte di algoritmo non supervisionato per l'individuazione del componente previsto a rottura, abbiamo aggiunto un ulteriore algoritmo che si chiama di Explainable AI. L'Explainable AI che cosa fa? Aumenta, apre ancora di più la scatola nera dell'algoritmo, andando a identificare per quella predizione quali sono state le variabili specifiche dei sensori per il quale è stata predetta quella RUL. Quindi, in poche parole, l'Explainable AI dirà il motore, sto predicendo che avrà 30 cicli di vita, 30 cicli di vita e dopo 30 si romperà a causa del componente di alta pressione e tutto questo è causato dal fatto che il valore del sensore A misura X, il valore del sensore B misura Y, il valore del sensore C misura Z, andando quindi ad informare i manutentori del veicolo stesso su quale componente sia di sensoristica sia del motore stesso devono andare a intervenire in maniera predittiva per andare a evitare una rottura immediata o la rottura predetta stessa. Questo viene fatto tramite un algoritmo definito algoritmo di Schapp. Dai risultati emerge fondamentalmente che i nostri algoritmi sviluppati attraverso le reti neurali e non solo sono stati tutti e tre soddisfatti, perché nel caso della RUL c'è un miglioramento del MAE all'aumentare dei dati di training e all'avvicinarsi della RUL a zero, quindi fondamentalmente il processo è congruente con quello fisico che ci aspettavamo. L'accuracy delle sequenze per quanto riguarda la parte di classificatore, che è un po' matcha con la parte di RUL perché sono legati, quindi presenta un'accuracy molto molto alta, e anche nel caso del non supervisionato, dell'algoritmo non supervisionato, rientriamo pienamente all'interno della statistica di Hopkins, tale per cui l'approccio che stiamo utilizzando per la costruzione di algoritmi per la manutenzione predittiva applicati ai motori turbofan ci fa dire che siamo sulla strada giusta. Grazie per l'attenzione, se ci sono domande. Ingegnere, grazie e la ringraziamo della bella presentazione, state facendo davvero un gran lavoro, insomma complimenti. Perché questa anche è capacità italiana e voi siete comunque uno dei pillar dell'ICT italiano, quindi da questo punto di vista no way. La ringraziamo ancora, se si tenga magari ancora un minuto alla fine dell'ultimo intervento, perché farò una domanda unica per tutti i relatori in modo che in un minuto mi date
un veloce riscontro. Allora, passiamo al padrone di casa, ultimo intervento. Passiamo al padrone di casa che ci ospita oggi, Esri Italia, che ci parlerà invece di Deep Learning, Big Data Analytics in ambito geospaziale, parlando ovviamente dell'esperienza Esri, non potrebbe essere altrimenti. Parlerà il dottor Giorgio Forti, un geologo che da 27 anni si occupa di sistemi di informazione geografica. Le lascio la parola perché credo che insomma, la qualità di Esri, diciamo, sul tema geo sia assolutamente ben conosciuta. La parola, prego. Vedete, mi sentite? Sì, sì. Ok. Allora, abbiamo visto, allora, io sì, sono geologo, sono Solution Architect in Esri Italia e in questa presentazione avete già visto delle interessanti presentazioni, quindi questa slide vi vuole solo dire che di fatto l'intelligenza artificiale è già utilizzata in tantissimi campi, anche senza che noi ce ne rendiamo effettivamente conto, perché quando usiamo una chatbot, quando noi utilizziamo, c'è una telecamera che fa un riconoscimento facciale o per esempio nell'applicazione di, ma soprattutto nei social o applicazioni di guida autonoma, ovviamente la manutenzione predittiva che abbiamo visto poco prima, quindi è utilizzata già in tantissimi campi e qui, diciamo, essendo io rappresentando Esri Italia, voglio focalizzare invece l'attenzione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito dell'ambito geospaziale, cioè è quello in cui Esri è leader mondiale. Sostanzialmente abbiamo a destra il mondo dell'intelligenza artificiale e quindi del machine learning, che è la parte relativa all'apprendimento automatico, ma all'interno del machine learning abbiamo il deep learning, e questo è quindi tutta una serie di algoritmi basati sulle reti neurali che permettono, basate per esempio su modelli fatti da Keras, TensorFlow, ma tutti quelli che voi vedete, che permettono di andare ad estrarre informazioni e poi a poter avere dei modelli che autoapprendono e quindi riescono a migliorare sempre di più le loro prestazioni. Questo però avviene anche nel mondo del GIS, quindi nel mondo del GIS adesso Esri ha investito molto sul fatto di integrare questi algoritmi e modelli all'interno della propria, utilizzando quello che si chiama il mondo della data science, della open science. Esri lo sta facendo, ci sta investendo molto, e quindi questo significa che nella slide successiva vediamo l'interazione, quindi l'insieme di queste due entità, quindi l'intelligenza artificiale incontra il GIS e abbiamo quindi la Geo Artificial Intelligence. Quindi questo è un campo molto interessante che abbiamo già visto nelle precedenti presentazioni, la componente geolocalizzata entrare in campo in questo tipo di interazione. E cominciamo a vedere nell'ambito delle tecnologie geospaziali quali sono i casi d'uso che possono essere implementati e vengono più attualmente sono possibili. Il caso d'uso è quello di poter estrarre informazioni dalle immagini satellitari, quindi la feature extraction, la classificazione e il riconoscimento di forme, di pattern. Sostanzialmente qui vediamo una serie di casi d'uso che sono per esempio riconoscere delle strutture danneggiate, questo ovviamente ha delle ricadute molto interessanti su post eventi naturali, l'estrazione dei footprint dei building da immagini satellitari, la classificazione del suolo, l'estrazione di strade non visibili o non tracciate dalle immagini satellitari, perché vengono riconosciute le forme, la change detection, abbiamo visto la manutenzione stradale, quindi l'estrazione e la geolocalizzazione delle fessurazioni stradali, l'attività, e poi ci sono
e le funzionalità che sono molto utili in campo intelligence e in campo militare, come l'estrazione, in questo caso sono dei siti di lancio di missili che vengono individuati a seconda per la loro forma all'interno delle immagini satellitari. Quindi queste sono le applicazioni, il caso d'uso principale nell'utilizzo della machine learning, del deep learning all'interno del mondo geospaziale. Come avviene questo? Sostanzialmente stiamo parlando quindi di big data a livello di raster, quindi c'è una gestione delle immagini, una labelizzazione, quindi andiamo a far apprendere l'algoritmo dicendo quali sono quel tipo di forme all'interno delle immagini, viene preparato quindi tutta la parte di training del modello e il modello piano piano viene addestrato e con la procedura di inferencing riesce a tirare fuori informazioni delle immagini satellitari, riconoscendo e imparando tramite quello che è la fase di apprendimento. Attualmente Esri mette a disposizione anche dei modelli addestrati, sull'estrazione dei building, la classificazione land cover, oppure la classificazione della parte delle alberature all'interno dei dati. È importante quindi dire che nell'ambito della deep learning quella geospaziale è molto particolare, quindi abbiamo classificazione, detection, estrazione di building, di stanze e classificazione di immagini e di riconoscimento di particolari pattern. Le tecnologie geospaziali prevedono anche poi il fatto che questi dati vengano analizzati, quindi il fatto di essere utilizzati in ambito GIS significa che poi abbiamo anche strumenti di analisi e di visualizzazione. Quando parliamo di dati geospaziali non parliamo solo di immagini, ma parliamo anche di dati LIDAR, quindi qui vediamo per esempio estrazione in 3D di edifici o estrazione di linee elettriche dalle nuvole dei punti. Quindi non solo immagini, ma anche altri tipi di informazioni possibili. Caso d'uso, abbiamo visto già degli esempi nelle precedenti presentazioni, abbiamo quello della geolocalizzazione, quindi tecnologie che fanno acquisizione di video e di immagini orientate, e poi l'integrazione della componente geolocalizzata in dashboard e quindi la componente cartografica che viene integrata. E questo fa sì che le applicazioni, chiaramente quando io faccio, come vedete nel caso a sinistra, la detection di oggetti, l'informazione geolocalizzata è fondamentale, perché poi questo permette di fare analisi successive, di cui parleremo nella seconda parte della presentazione. Questo perché quando siamo all'interno di un software del GIS abbiamo la possibilità, quindi abbiamo quindi la generazione di tutte queste informazioni e quindi abbiamo la possibilità di poterle analizzare e poterle visualizzare in maniera dinamica in 2D e in 3D e possiamo quindi effettuare delle analisi utilizzando strumenti specifici, quindi che devono però dare delle performance, devono essere in grado di usare tutti gli algoritmi disponibili, poter fondere i dati tra di loro e poter rappresentare in serie smart dinamiche anche per fare predizioni. Uno dei motti di Esri dell'anno scorso, dei slogan, è See what other can't, quindi vedere quello che gli altri non vedono. Questo perché utilizzando queste tecnologie spaziali e questi big data possiamo fare una serie di analisi, quindi vedere qualcosa, tendenze, in questo caso possiamo fare prediction, quindi la predizione di eventi e fenomeni geolocalizzati, perché mettiamo insieme la componente geospaziale e la componente temporale, oppure l'individuazione di pattern, quindi clusterizzazione, pattern e funzione della geostatistica. Questo insieme alla GeoAI chiaramente dà una potenza incredibile, perché estrazione, individuazione e analisi porta a gestire questi big data con componente geospaziale e quindi parliamo di big data geoanalytics. Questo per esempio è l'effetto, come possiamo visualizzare poi tutta una serie di dati, di big data geospaziali
per poter predire e visualizzare in maniera dinamica il movimento a secondo delle stagioni e l'effetto e l'intensità degli uragani ritornato sul territorio americano. E questo significa analizzare milioni di informazioni e poter fare predizioni poi sul comportamento. Altri casi d'uso nel caso dei big data, dei geoanalytics, è il fatto di, per esempio, a sinistra vediamo la Chicago Transit Authority, che ha 3 milioni di, ha analizzato 3 milioni di localizzazioni di mezzi pubblici in tempo reale, più 500 milioni di localizzazioni simulate in 4 minuti e 15 secondi, con 1000 giga di RAM, e questo ha portato a una clusterizzazione, quindi questi sono strumenti di clusterizzazione delle informazioni, che chiaramente portano poi a analizzare e individuare quali sono i possibili malfunzionamenti o carenze di servizio per poterle poi mettere a posto e aggiustare. A Roma sarebbero molto utili, anche quello delle buche prima precedentemente visto, delle fessurazioni stradali sarebbe molto utile a Roma. Altre funzionalità di Big Data Geoanalytics molto interessanti, qui vediamo un caso d'uso del Marine Catastro della West Coast, dove sono state analizzate 2,8 miliardi di localizzazioni AIS, che sono praticamente sono le localizzazioni che i sistemi di localizzazione delle navi danno in automatico, sono dati pubblici. Sono stati 2,8 miliardi di localizzazioni e analizzati con Spark in 57 minuti, quindi capite quali sono le prestazioni che poi devono avere analisi di questo tipo. In questo caso vediamo delle funzionalità di ricostruzione di tracce da miliardi di punti, quindi, che alla fine danno una visualizzazione che ci permette di fare delle analisi sul flusso, diciamo, delle imbarcazioni in quell'area. Concludendo, avete visto insomma quali sono in ambito geospaziale gli algoritmi di deep learning che possono essere utilizzati, quali sono i casi d'uso principali. Difficilmente ormai ci sono dei dati che non abbiano una componente geolocalizzata, compresa quelle dei social, e quindi sono necessarie strumenti di big data geoanalytics per poi trovare tendenze e pattern che normalmente non sarebbero assolutamente possibile, non sarebbe assolutamente possibile riconoscere. Ho cercato di essere più veloce possibile, visto che siamo un po' in ritardo, e lascio la parola agli relatori. Allora, a questo punto diciamo che dovremmo passare un po' a quella famosa domanda. La faccio un po' complessa, ma insomma, diciamo l'intelligenza artificiale, faccio una domanda a tutti quanti, poi in ordine di entrata devo fare comunque la domanda che avevo in mente era questa: fatto salvo il man in the loop nel processo, diciamo, dell'applicativo di intelligenza artificiale, e considerando quello che diceva l'ingegner Cerqua, che condivido, cioè l'interazione fondamentalmente fra 3 o 4 tecnologie che cambieranno abbastanza il nostro mondo, tutto quanto, che sono il 5G, 6G, l'hypercomputing, la scala quantistica e ovviamente l'intelligenza artificiale. La domanda è tecnologica, cioè non voglio parlare di soldi, non voglio parlare di finanziamenti, di clienti e quant'altro. Qual è, secondo voi, nel vostro specifico lavoro, la variabile tecnologica critica che può bloccare lo sviluppo del vostro lavoro sull'intelligenza artificiale o che invece lo potrebbe migliorare? Do un minuto a persona per il tempo, perché siamo già un po' fuori, e cominciando dal dottor Natale. Allora, il microfono dovrebbe essere stato già attivato. Sì. Bene, allora sì, la domanda è completa e complessa. Rispondo solo ovviamente dal mio punto di vista di standardizzatore. E una difficoltà, una criticità nell'applicazione delle tecnologie potrebbe essere la mancanza di un modello di qualità.
perché sicuramente siamo molto presi dai domini applicativi e che conoscete benissimo, però un modello di qualità può aiutarci nella progettazione, nel fare le cose meglio possibile, usufruendo di quanto già studiato da tutti gli esperti in termini delle caratteristiche di qualità, quali non solo quelle nominate di interoperabilità, manutenibilità, eccetera, ma anche tutte le altre nuove che si stanno prospettando. Certo, l'interoperabilità tra tutte le tecnologie è molto importante, l'esperienza va scambiata, ci vuole molta trasparenza e molta esplicabilità di quello che faremo. Grazie. Allora passo a all'ingegner Capucci. Sì, ecco. Dal nostro punto di vista i problemi che possiamo vedere all'orizzonte sono sicuramente di tipo più che altro culturale, nel senso che stiamo parlando sicuramente di tecnologie nuove che le persone devono abituarsi, a cui si devono avvicinare e in cui devono trovare fiducia. E, chiaramente un ruolo importante sarà rivestito dalla formazione, dalle nostre università e dalle competenze che riusciremo a sviluppare in Italia. Bene, grazie. Allora, professor Bellucci, a lei. Sì, io volevo dire che dal nostro punto di vista, che poi è il punto di vista della difesa, il multidominio è la sfida principale. Il concetto di multidominio oltrepassa quello di interforze, di semplice sommatoria degli obiettivi delle diverse componenti, e nell'approccio multidominio gli obiettivi stessi sono unitari fin dal principio. Da questo punto di vista mi pare che noi abbiamo un ruolo molto importante anche come azienda, proprio perché dobbiamo fare su questo multidominio da volano per tutto il sistema paese. La difesa lo ha presentato, noi siamo una parte attiva per implementare le capacità terrestri, perché dobbiamo assicurare la libertà di azione in ogni dominio a seconda delle esigenze date simultaneamente. Perfetto. Allora, colonnello Ghigliero. Sì, il mio intervento riprende un po' l'ultimo. Oggi il problema grande che vediamo è formulato in maniera differente il discorso del multidominio, che sostanzialmente probabilmente le soluzioni di sicurezza non vanno così veloci o non sono coerenti con l'esigenza di continuo scambio di dati, di interazione, interoperabilità tra settori, domini, applicazioni e banca dati differenti, dove queste banche dati, oltre ad esserci un problema di GDPR, quindi di accesso corretto all'informazione, dal punto di vista militare c'è anche una certa necessità di proteggere doppiamente certe informazioni. Quindi oggi il vincolo lo vedo sostanzialmente nelle soluzioni di sicurezza cyber, sostanzialmente. Grazie. Perfetto. Allora, dottor Cerqua, Almaviva. Fondamentalmente io ci una resiste come complicazione all'evoluzione del mondo dell'AI, una resistenza a tenersi i dati per sé come prima cosa, perché comunque un'ottimizzazione degli algoritmi, anche nel caso della manutenzione predittiva, passano attraverso una condivisione di dati, cosa che comunque l'ambito difesa già sta facendo, per andarli ad analizzare tutti quanti insieme e permettere al fattor comune tutta una serie di expertise e di dataset che l'algoritmo stesso può andare a migliorarsi grazie a ciò. Cosa può migliorarlo? Un po' l'abbiamo citato dal punto di vista un po' tutti, dal punto di vista metodologico. Dottor Natale prima citava tutto il tema del trasporto AI, che secondo me è fondamentale per un miglioramento della parte algoritmica e della gestione stessa, ma così anche tecnologie come blockchain che abilitano un po' quello che diceva il dottor Ghiglierio, cioè mettere in condivisione in maniera sicura e scambiare attraverso, diciamo, tecnologie immutabili e adatte allo scopo dati, non solo dati, anche il controllo dell'algoritmo. Grazie. Ultimo intervento, dottor Forti. Il video. Allora, dal punto di vista dell'ambito che io ho presentato, che è quello geospaziale, uno dei vincoli principali è il fatto che per, me,
per fare questo tipo di analisi e poter avere quindi dei risultati è necessario un'infrastruttura tecnologica abbastanza evoluta, quindi ci vuole una capacità di storage delle immagini, di avere la disponibilità di queste immagini, di avere una capacità GPU non indifferente e oltretutto quindi questo, sposando in pieno quello che ha già detto il collega Guglielmo, in ambito militare c'è questo problema che magari a livello tecnologico non sarebbe un problema, ma poi c'è il problema della segregazione delle reti, perché per poter analizzare tanti dati e avere questo tipo di informazioni poi c'è bisogno di condividerli all'interno delle varie reti, e quindi è giusto quello che ha detto, che il problema adesso è molto più sulla sicurezza che sulla disponibilità delle informazioni. Questo è quello che è, su questo è di considerazione dell'altro. Bene, io ringrazio tutti i relatori, l'evento andrà in video prossimamente, su internet ovviamente. Lascio al presidente di AFCEA, generale Tangorra, le conclusioni e ringrazio tutti quanti. Mi aggiungo innanzitutto ai ringraziamenti esposti dal dottor Braccioli, ai relatori che sono intervenuti e che in tempi piuttosto contingentati hanno esposto chiaramente le applicazioni del proprio settore di interesse. Ringrazio anche i partecipanti che sono riusciti a resistere sino al termine di questo webinar, che sono stati piuttosto in numero consistente. Spero che sia stato apprezzato da tutti questo webinar su un argomento e una tecnologia, quella dell'intelligenza artificiale, di assoluto interesse e che sta pervadendo molti settori della nostra vita. Abbiamo visto che molte parole che sono significative dei settori di applicazione hanno aggiunto il suffisso AI. Quindi questo a testimonianza della pervasività dell'intelligenza artificiale, che speriamo ci aiuti a migliorare la nostra vita, ma su cui bisogna porre anche attenzione per quanto riguarda gli aspetti etici e capacità di controllo di questa tecnologia, così come ci è stato esposto dal dottor Natale. Abbiamo visto che lo spirito di AFCEA è sempre quello, perlomeno di AFCEA, del capitolo di Roma in particolare, di affrontare e discutere argomenti che sono up to date, ma con la presentazione anche di possibili applicazioni reali e non solo di filosofia. Questo è il fil rouge che ci accompagna in tutti i nostri eventi e che speriamo di aver mantenuto anche in questo webinar, e vista la complessità, la numerosità dei settori di applicazione, pensiamo, come ci ho anticipato all'inizio, di replicare questo tipo di webinar per portare anche a conoscenza lo stato di utilizzazione soprattutto nelle altre forze armate, sempre che ci sia ovviamente la loro disponibilità, perché noi chiediamo sempre a tutti di poter partecipare ai nostri convegni. Debbo infine ringraziare specificatamente Esdri per Italia per averci ospitato nella sua struttura e le aziende che sono intervenute. Quando facciamo in presenza diciamo sempre che li ringraziamo per il contributo nella realizzazione logistica dell'evento. In questo caso, essendo tutto avvenuto a distanza, non ci sono ovviamente spese logistiche, ma loro hanno comunque versato un contributo per poter consentire ad AFCEA di proseguire nelle sue attività. Mi riferisco in particolar modo ai master che noi finanziamo e che offriamo alle Forze Armate per dare il nostro contributo concreto a quella che è acculturamento del personale in specifici settori.
perché si parla di digitalizzazione o sviluppo nei vari settori, ma è fondamentale la formazione per poter guidare e controllare queste nuove tecnologie. Ringrazio tutti nuovamente e do appuntamento al prossimo evento, di cui troverete notizia come sempre sul nostro sito. Come ha anticipato il dottor Braccioli, troverete anche il video, le presentazioni, tutto ciò che concerne questo webinar. Vi ringrazio nuovamente e vi saluto e vi do appuntamento al prossimo webinar. Bene, allora siamo arrivati in chiusura di questo interessante webinar organizzato negli studi ESRI di Roma da AFCEA. Si è parlato molto di intelligenza artificiale e delle sue applicazioni, applicazioni che oggi abbiamo visto nel mondo della difesa. Bene, non perdete gli altri appuntamenti dal ESRI Theater di Via Casilina in Roma, perché molti ce ne saranno. Alla prossima occasione e buona giornata a tutti.